Auguri al principe Carlo, l'eterno erede al trono, domani compie 72 anni. Il corrispondente da Londra è Marco Barbello. L'eterno principe fa 72. Dura la vita per un aspirante re quando i sudditi augurano long live the queen, lunga vita alla regina, e la sovrana madre gode per sua fortuna di ottima salute. Così Carlo continua ad aspettare e si esercita. Elisabetta gli delega sempre più impegni ufficiali, a cominciare dai viaggi all'estero, ormai per lei a 96 anni troppo faticosi. Ma la vita all'ombra della madre per Carlo non è stata per nulla noiosa o banale. Se il ruolo di Sua Altezza Reale gli ha imposto una disciplina ferrea, a partire dal servizio militare in marine d'aviazione, ha avuto i suoi momenti di libertà giovanile anche con le ragazze. Ha potuto coltivare alcune vere passioni, l'agricoltura biologica, l'architettura, l'urbanistica. Di lui sono note le battaglie per la difesa dell'ambiente e qualche uscita polemica sui troppi grattacieli in costruzione a Londra, quando sindaco era proprio quel Boris Johnson che oggi è premier. Nella vita privata ha avuto gioie ma anche tragedie. L'infelice matrimonio con Diana, combinato per motivi dinastici come nel Medioevo, poi il divorzio e la morte della principessa, la travagliata storia con Camilla e il vero amore, rincorse ed attesa fino alle nozze nel 2005. Gli mancavano soltanto un figlio scapestrato e ora in fuga americana e un altro figlio serio e posato, che potrebbe però sorpassarlo in dirittura d'arrivo nella corsa al trono d'Inghilterra. Coralli a rischio sui fondali dell'Isola dei Principi.